convention I want you to see. It looks something like you. Quando andiamo a correre una gara nel deserto, chiaramente abbiamo un'equipe, cioè la Dakar siamo 5.000 persone, una città che per milioni e milioni e milioni e milioni di euro di valore, con le macchine più costose, le moto, le attrezzature, i meccanici, insomma un vero patrimonio che si muove. E spesso incontriamo le popolazioni locali, a seconda di dove, io sono stato in tutti i deserti del Nord Africa, che sono, a parte, sono veramente buone, speciali come persone, però c'è un contrasto fra proprio l'opulenza e la ricchezza del tutto più e il tutto meno, perché queste persone non hanno niente, non hanno sussistenza sanitaria, non conoscono manco il valore del denaro, perché non hanno dove spenderlo, ma anche gli abiti, tutto insomma gli manca. Nonostante questo, c'è una cosa secondo me da imparare, io ho sempre imparato tanto da queste popolazioni che veramente ti accolgono come tu fossi uno di loro, è che spesso sono più felici di noi nonostante le loro avversità, perché comunque chi è nato lì alla fine non gli manca niente, perché non c'è diversità fra loro, cioè chi ha le scarpe e chi non ce l'ha, ecco, può essere una diversità, ma non c'è differenze fra l'uno e l'altro. E c'è da imparare, perché viviamo in un mondo, noi, molto diverso, l'Occidente, dove siamo sempre più consumisti e materialisti, e allora ci si allontana un po' magari dagli ideali che sono come la felicità, l'amicizia, l'essere magari uno i berberi accanto al fuoco, parla solo il più anziano e tutti ascoltano e parlano solo con gesti. Ecco, sono momenti magici che da noi si sono persi, non c'è magari manco il rispetto degli anziani, tra virgolette, ecco. Dico, però c'è tante sfumature che fanno pensare. Nel deserto le popolazioni desertiche, chiamiamole, o isolate comunque, che sono isolate da ogni tipo, poco telefono, non c'è la televisione, in molti posti non c'è la corrente, non c'è l'acqua corrente, ancora si fa diversi chilometri per andare ai pozzi, sembra un film ma non lo è, nel senso, anche se arriva fino a 20 chilometri per andare a prendere l'acqua nelle zone più desertiche. E chiaramente la gente ha tante necessità, però questa necessità, secondo me, è una prova per se stessi e per loro, è come un po' lo sport che faccio io, che mettersi alla prova con se stesso. Però la cosa positiva che io ci vedo in questa, diciamo, povertà, chiamiamola, che c'è tante mancanze, però di contrasto la loro ricchezza è l'essere molto uniti e aiutarsi un quell'altro. Cioè raramente vediamo in questi villaggi di poche centinaia di persone invidia o litigi, cioè ognuno quando serve una mano è palese che uno aiuta quello e uno aiuta quell'altro, come era magari da noi 100 anni fa la stessa cosa. E questo a livello umano è veramente, ecco, da imparare, da prendere in considerazione per i nostri figlioli, insomma, come insegnamento. Il luogo più estremo e povero era un piccolissimo villaggio dell'Algeria, che non so il nome, impronunciabile, ma non lo saprei manco dire, e praticamente era un cumulo di macerie, un labirinto che si vedeva scappare tutta sta gente vestita a malo modo. Però nonostante questo è arrivato il capovillaggio con un macete in mano, ha sgozzato una capra e l'ha cotta lì. Per noi ci hanno boccati uno a uno con un pezzo, noi eravamo in allenamento, si era dal casco con questo pezzo di capra cotta dentro il casco, sì. E dopo siamo fermati e ci hanno dato tutto quello che avevano a disposizione. Però ecco, lì la povertà era veramente palpabile, che uno, ma vivevano tra virgolette felici, non erano, però ecco, vedevi come la preistoria vivevano quasi, ecco. Lì sono rimasto abbastanza impressionato, anche le famiglie con le condizioni igieniche, anche di necessità, insomma, una cosa forte, cioè sembrava un film ma era realtà. Questo ci insegna anche che la felicità o l'essere dell'uomo dipende dall'atteggiamento che uno ha, non da quello che si ha. Come dicono poi diversi filosofi, questo è appurato, la felicità è dentro, non è mai su quello che si possiede. E queste persone comunque sia sono felici di accoglierci, di vederci, ma anche di stare fra loro. Cioè, molto probabilmente gli si proponesse di venire da noi, non ci verrebbero, cioè ritornerebbero a casa, per me, molto probabilmente.
quando incontri, ti incontrano queste persone, c'è una sorta di stupore, sei il Luna Park del paese, tutti ti vogliono toccare, ti vogliono vedere. Essenzialmente non ci si parla, perché loro parlano solo un dialetto stretto, neanche l'arabo, sicché giù nel deserto ci si parla solo a gesti e ai numeri sulla sabbia, che sono uguali ai nostri. Se no, no, ma è tutto un voletti toccare, volesse un pezzettino di te, parte di qualcosa anche loro, di toccarti la moto, i bambini che li prendi, li metti nella moto per fargli fare una fotografia, una grande curiosità. E dopo arrivano i capivillaggio che, come sempre, la loro ospitalità, ti dicono se vuoi bere, vuoi mangiare, vuoi una Coca-Cola. Ecco, è proprio l'ospitalità, la curiosità del paese, ti accerchion tutti, ti accettano e poi via, e poi son contenti così. Wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.